Ciò che si evince evidentemente per taluni casi di alcuni soggetti è la loro totale imbecillità. Io mi chiedo una cosa: da quando quel deficiente di Caivano mi è venuto di nuovo a rompere i coglioni, ho visto una marea di commenti sotto al video che sono fatti da persone che lo appoggiano. Bene, io dico a queste persone, tra cui questo coglione che si fa chiamare Erfustigatore, che praticamente è una variante di fustigatore qualche cosa, non mi ricordo. Insomma, praticamente questo qui continua con i suoi nomignoli da coglione, che dice una frase che vi vorrei far, diciamo così, vi vorrei far partecipi della questione. Mettendoti contro Caivano ti sei messo contro l'intero mondo di YouTube. Per mia somma fortuna, non è così. Ma vedi, tu, povero coglione, che ti fai chiamare Erfustigatore, penso che tu abbia un cervello talmente limitato quanto il tuo mondo che praticamente ti circonda. Il mondo di YouTube è fatto di tantissime persone, miliardi, eh? E tu, povero deficiente, con quattro altri stronzi come te, non fate il mondo di YouTube. Voi siete praticamente come una particella molecolare all'interno di un universo, non contate un cazzo, capito? Se vi si può riciclare in qualsiasi momento, voi non contate un cazzo, non fareste neanche testo, capito? A un certo punto qualcuno vi chiudesse il canale o lo chiudeste voi, non si saprebbe un cazzo, nessuno saprebbe niente, capito? Questo è il livello, diciamo, con cui contate voi. Non contate un cazzo, te non conti niente. Sei meno del brufolo all'inizio quando ancora sta per uscire, sei meno de uno stronzo quando ancora è in pizzo, sei meno del vomito quando ancora è solo inconato, sei meno de uno starnuto prima ancora che praticamente è un'intenzione, sei meno di quello che può essere persino uno stronzo cascato da un uccello quando ancora non è uscito dal culo dell'uccello, sei meno persino della merda che ti esce dal culo prima ancora che tu senti lo stimolo, sei meno persino di te stesso quando ancora non eri nato e non eri neanche unita nelle palle di tuo padre. Pensa chi cazzo puoi essere tu, cioè neanche un'intenzione. Pertanto, quando dici ste stronzate mettendoti contro Caivano, ti sei messo contro il mondo di YouTube, tu hai appena detto una amenità di cazzate paurosamente gigantesche che praticamente tu, hai appena dimostrato di essere esimia testa di cazzo. E dopo che t'ho praticamente massacrato io, caro defustigatore, e in questo caso t'ho fustigato io le chiappe per bene, brutto stronzo, te do la buonasera e la do anche a tutti voi.